Allora, come ho visto, prima di tutto la squadra oggi. Ma diciamo che siamo Preparazione. in precampionato, siamo nel periodo, diciamo, di preparazione, quindi ovviamente le squadre lavorano tanto, hanno le gambe cariche, diciamo così, no? Però l'ho vista bene, ho visto il primo tempo in cui, dove siamo rimasti praticamente a reti inviolate, poi la Sandia ha cambiato tutti, noi viceversa abbiamo tenuto quasi tutti fino a 15 dalla fine, però ho visto una partita direi combattuta con occasioni da ambo le parti e dove abbiamo terminato 0-0, quindi insomma direi che con una squadra come l'Alessandria che ha ambizioni di campionato, di vittoria di campionato, credo che sia con dei giocatori anche importanti, due hanno giocato anche da noi tra l'altro, Loviso e Junco, per cui insomma direi che è una squadra che sicuramente ha ambizioni importanti e avere tenuto testa credo che sia una bella cosa, una bella soddisfazione. Poi secondo tempo abbiamo cambiato molto, cioè hanno cambiato molto loro, noi poco, e quindi poi anche il caldo, eccetera, evidentemente ha un pochino pesato, però direi un bel test importante. La Primavera quest'anno sono impegnati in campionato, Coppa Italia, Youth League e Supercoppa Italiana, quattro trofei Il torneo diversi. di Reggio, certo, avremo cinque competizioni importanti, campionato, come dicevi giustamente tu, Coppa Italia, Supercoppa, Youth League e torneo di Via Reggio, quindi insomma direi che stiamo attrezzandoci a maggior ragione con una rosa molto ampia per poter disputare bene tutte queste competizioni. Abbiamo già oggi una rosa ampia, ma arriveranno ancora almeno un paio di giocatori o tre, L'obiettivo può sicuramente sì. essere aggiungere magari un trofeo in bacheca. Guarda, io co come dire, queste cose non le dico mai perché preferisco fare le cose passo passo. Non era minimamente scontato che noi vincessimo il campionato quest'anno, che arrivassimo in finale lo scorso anno, eppure ce l'abbiamo fatta. Il lavoro paga, il lavoro sul campo paga. Abbiamo un bravissimo mister e dei bravissimi collaboratori che lavorano bene, che lavorano con grande impegno, con applicazioni e con intelligenza, dando nozioni tattiche e tecniche e migliorando molto il livello dei giocatori, tant'è che le squadre cominciano, che sembrano di un certo tipo e arrivano invece a fine campionato con dei risultati maggiori a quello che ci si aspettava all'inizio, quindi c'è un lavoro importante di preparazione, quindi credo che insomma noi ci giocheremo tutte le competizioni cercando di fare il meglio possibile, poi vedremo cosa riusciremo a ottenere. Presidente, se guarda indietro di pochi anni e adesso vede il settore giovanile che è ambito da tutti, con tanti giocatori che vanno in Lega Pro in Serie B, quanto di suo c'è e quanto del suo staff Ma in diciamo misura? che tutto il lavoro è un lavoro di squadra, è un lavoro diciamo, dove tutti hanno dato un contributo. Io ho creduto nel settore giovanile, però poi senza collaboratori bravi, e se ne è aggiunto uno come Massimo Bava, che è con noi da 3 anni ormai, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro e ha dato una spinta ulteriore a cose già fatte bene, credo che il merito sia veramente di tutte queste persone, dello staff in particolare. E per quanto mi riguarda, mio per quel che è un atteggiamento di spinta a fare sempre meglio, a puntare sempre più in alto e a cercare sempre di più giocatori utili per vincere magari le competizioni se si è bravi e fortunati, ma soprattutto anche per essere dei possibili giocatori del Torino nella sua categoria e nella prima squadra. Quindi insomma direi che il contributo di tutti è Cambiando fondamentale. un attimo discorso, quest'anno attorno al Toro si vede tanto entusiasmo, anche ieri a Châtillon c'erano tanti tifosi per l'amichevole, la campagna abbonamenti sta andando bene, si è già superata la quota dell'anno scorso, c'è un obiettivo per quanto riguarda gli abbonamenti, una cifra a Ma cui no, ma direi volete andare? che non diamoci obiettivi, vediamo come vanno. Abbiamo superato lo scorso anno, è una bella cosa. Secondo me andremo avanti ancora bene, io penso, faremo ancora passi avanti, quindi supereremo probabilmente quota 11.000, però poi dove arriveremo, non lo so, ma direi che tutto sommato non è fondamentale, tanto poi se non fanno l'abbonamento vengono alla partita, quindi insomma, comunque sia i tifosi ci seguono e ci appoggiano. Passando invece un attimo al calciomercato, ieri ha parlato dell'attaccante che potrebbe arrivare al Torino per completare la rosa, ha detto che non vuole fare nomi, però volevo chiedere se Belotti può essere comunque ancora un obiettivo, uno di quei giocatori che è seguita. Ma guarda, io direi che i nomi non ne faccio. Non ne faccio, abbiamo più opportunità, più possibilità di giocatori che stiamo seguendo. Poi qualche giocatore c'è un po' di melina, sembra che non sia più in vendita, poi lo è di nuovo, poi ancora. Però
Nel frattempo però vedo che c'è grande voglia di venire al Toro, per cui tanti si candidano come possibili punte con noi. Vediamo, vediamo. Dobbiamo essere sicuri di prendere un giocatore che ci migliori veramente. Non è che dobbiamo prendere un attaccante giusto per fare, dobbiamo prendere l'attaccante che è utile per noi, che il nostro mister può utilizzare bene e che può aumentare e dare valore aggiunto alla squadra. Presidente, a proposito di entusiasmo per la Coppa, avete fatto prezzi popolari come l'anno scorso. Anche questo è un obiettivo per far riempire sempre di più lo stadio e avvicinare il più possibile i tifosi alla squadra? Beh, sicuramente sì, abbiamo voluto anche in questo caso di Coppa Italia fare dei prezzi estremamente popolari, perché ci teniamo moltissimo a che tutti i nostri tifosi, il maggior numero di tifosi, possa venire a sostenere la squadra, e quindi per questo motivo abbiamo fatto veramente dei prezzi popolarissimi. Mi auguro il 16 agosto di vedere veramente uno stadio olimpico pieno di tifosi. Che incitano, come sanno fare loro, il nostro Toro. Perché la Coppa Italia quest'anno ci teniamo parecchio, Ma sì, ci abbiamo sempre tenuto, devo dire la verità. Quest'anno direi in modo speciale, perché non avendo anche l'Europa League, ovviamente è una competizione nella quale ci piacerebbe di fare bene. Poi l'importante, come ripeto, più che dirlo, cercare di fare da subito il 16 agosto delle belle prestazioni. Presidente, no, da tifoso, quanto le è dispiaciuto vedere quel 4-0 della Sampdoria nel suo stadio? E non aver centrato per pochissimo poi l'Europa. Ma insomma, diciamo che noi abbiamo fatto una stagione molto buona. Lo scorso anno siamo arrivati al nono posto, abbiamo fatto un grande percorso in Europa League. Poi ci sta che per 2 punti non arrivi all'obiettivo, però insomma direi che gli ultimi 2 anni abbiamo un Alla settimo grande. posto, qualificazione in Europa League, un nono posto con un grande cammino in Europa League. Quest'anno abbiamo il campionato, abbiamo la Coppa Italia, cerchiamo di fare il meglio. In bocca al lupo. Grazie. Crepi lupo, grazie Grazie a voi. Grazie. a tutti. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.